2011 per il rinnovo del Consiglio Comunale. Il Consiglio Comunale, premesso che l'Ufficio Elettorale Centrale, costituito presso il Tribunale di Napoli, ha trasmesso i verbali delle operazioni dei propri lavori per la comunicazione della proclamazione del Sindaco del Comune di Cattolica 8-6-2011 e dei 24 consiglieri comunali 26-6-2011 eletti a seguito delle elezioni amministrative del 15 e 16 maggio 2011 e successive ballottaggio. Dai predetti verbali risultano proclamati eletti Sindaco di Comune di Cattolica Vincenzo Castro. Consiglieri comunali, signori, nella lista numero 2, lista dell'Italia dei Valori, USG, coperti dal signor Raffaele Petrone e Antonio Lanzano. Lista numero, lista del Partito Democratico, 5 seggi, Pasquale Puccio, Pasquale Vignola, Giovanni Mariano, Nicola Laesa e Giuseppe Bassano. Lista del Sergio, Sergio Danna. Lista dell'Api, 5 seggi, Luisa Marro, Esposito Orsino, Giuseppe Monaco, Salvatore Iodice e Sergio Palluccio. Lista di Noi Arpina Autonoma, un seggio, Mariano Marino. Lista Nuova Città per Cattolica, un solo seggio, Anito Ceppone. Lista UDC, 2 seggi, Emilio Comizio e Andrea Capano. Lista Cattolica in positivo, 2 seggi, Giovanna Del Prete e Ferdinando Musca. Popolo delle Libertà, 2 seggi, Stefano Ferrara e Esposito Orlando. Candidato a sindaco non eletto, Massimo Iodice. L'articolo 41,1 del decreto legge 267 del 2000 stabilisce che nella prima seduta del Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro atto, deve esaminare le condizioni degli eletti. Sono stati nominati dal sindaco con decreto numero 121 del 26-2011 gli assessori Pasquale Vignola, Sergio Danna, Luisa Marro e Mariano Marino, che hanno confermato l'accettazione della nomina dopo la venuta proclamazione dell'elezione del consigliere comunale. L'articolo 64 del UTL 267-2000 rende incompatibile la carica di assessore con quella di consigliere comunale, che assume tale carica nella rispettiva giunta, scelta quella di consigliere all'atto dell'accettazione e dal suo posto subentra il primo dei non eletti, che nella medesima lista segue immediatamente. In ordine alla normativa suddetta, il Ministero degli Interni, Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale per le Autonomie, con circolare numero 5 del 13/9/2005, ha dichiarato che il legislatore, così come ha ricordato Open Legge, la cessione della carica del consigliere alla semplice accettazione della nomina dell'assessore, a nuovo automatismo, ha previsto che il subentro del primo dei non eletti, senza necessità, cioè di ricorrere allo straordinario procedimento della surroga, e pertanto, considerando del 26/7/2005, ove si
meccanismo di subentro è funzionale ad assicurare in ogni momento la competenza dell'organo collegiale, previa la presenza di un suo competente nominato al presidente. In base ai risultati dell'elezione comunale, come risulta dai verbali dell'ufficio elettorale centrale, i seggi rimasti vacanti devono essere attribuiti. Nel seggio lasciato vacante dal consigliere Pasquale Vignola, eletto nelle liste del PD, entra la signorina Rosa Torres. Nel seggio lasciato vacante dal consigliere Rita Marra, eletta nelle liste dell'Ape, subentra Massimo Mileto. Visto che il decreto legge numero 267/2000, in particolare con gli articoli 55 e 68, dei casi di relativi alle condizioni di incompatibilità e di elegibilità, acquisito